Questa, la pronta risposta della polizia a quella che sembrerebbe essere il fulcro della microcriminalità che da mesi sembra tormentare la città del Cima. Infatti, in seguito alle numerose denunce e richieste di controlli dei residenti, sono partiti i maxi controlli al Biscione di Conegliano da parte della polizia, dopo gli episodi di furti, spaccio e aggressioni degli ultimi giorni. Infatti, fino a metà novembre ci sarà un pattugliamento fisso nella zona per 12 ore al giorno degli agenti del commissariato, che comprenderà negozi, avventori della stazione delle corriere e di quella dei treni adiacente. Chiederemo costantemente i rinforzi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che tramite l'invio del reparto prevenzione crimine di Padova ci aiuterà, aiuterà il commissariato di PS di Conegliano a presidiare costantemente la zona. Sono piccoli episodi di microcriminalità, quindi non stiamo parlando di nulla di grave, però se comunque la cittadinanza avverte una sorta di insicurezza legata soprattutto in alcuni orari, quali possono essere quelli notturni, noi abbiamo il dovere di rispondere con una presenza sempre più costante sul territorio e far vedere che comunque facciamo dei controlli e di natura personale e eventualmente di natura amministrativa a tutti gli esercizi che sono in questa zona. Infatti oggi, come potete vedere, siamo al pieno delle nostre forze, abbiamo tre equipaggi del reparto prevenzione crimine, oltre naturalmente alle due pattuglie automontate del commissariato di Conegliano. I primi risultati che ci sono stati, e questa è una notizia che vi do qui in diretta, è che dal corso di uno dei controlli che abbiamo fatto esattamente nella giornata di ieri, siamo riusciti a individuare un soggetto, un rumeno di 22 anni, che proprio a seguito dei nostri controlli risultava destinatario di un ordine di carcerazione internazionale per reati commessi in Romania ed aveva una condanna a circa 4 anni di reclusione.